cottura del fagiolo. Allora, prima di spiegare un poco i vari momenti della battitura o della scugnatura, giustamente come si dice a Cellere, Giovanna ci dice qualcosa sulla loro associazione e sul fagiolo che stiamo per scugnare. Prego Giovanna. Buonasera a tutti, noi siamo la comunità dei fagioli di Tigellino e stiamo lavorando da circa 4 anni al recupero del fagiolo su sciglio di Cellole, che è quello che vedete adesso qui sul telo e che sta per essere sottoposto a battitura in modo tale da recuperare il seme. Il nostro lavoro è consistito principalmente fino ad ora nel recupero dei semi che abbiamo in effetti preso, che ci è stato donato dalle persone che lo hanno custodito fino ad ora, quindi principalmente dai nostri nonni, molte persone anziane di Cellole. E adesso insomma sono 4 anni che stiamo seminando, facciamo in modo che questo seme venga moltiplicato, quindi ci sono una serie di agricoltori custodi che lo stanno moltiplicando. L'anno scorso, quest'anno, abbiamo anche creato un piccolo campo sociale dove noi stessi abbiamo seminato e raccolto questo fagiolo. Approfitto per fare un appello alle persone che ancora conservano questo seme, se per caso volessero insomma donarcene anche una parte, noi diciamo ci stiamo prodigando perché questo seme venga conservato, intanto rappresenta diciamo le nostre radici, le nostre tradizioni, e questa la scognatura in particolare è proprio diciamo una delle nostre tradizioni più sentite, qualcosa che comunque tutti i nostri nonni facevano e che noi stessi insomma da quando ci siamo avvicinati sentiamo in maniera particolare, la viviamo con molta emozione. Quindi vi lascio alla battitura del nostro fagiolo su sciglio. Buona serata. Allora, brevemente vi spiego la scugnatura, come avviene. Praticamente voi dovete pensare che questi sono i fagioli della seconda raccolta, vero Giovanna? Questi che abbiamo adesso sono i fagioli della seconda raccolta, quindi nemmeno sono quelli adatti a fare questo, perché solitamente la scugnatura dei fagioli avveniva in piena estate, quindi quando il sole è forte il fagiolo si asciuga quindi al punto giusto e viene battuto ed è buono per essere conservato. Allora, la prima parte della battitura, quindi questa scognatura, avviene con questi arnesi di lavoro che vediamo nelle mani di Lorenzo e di Fiorina. Se li fate vedere, quelli che avete adesso sono gli uvigli e sono formati da 2 bastoni, uno di tenuta e l'altro che praticamente va a battere, e sono uniti, adesso questi che vedete nelle nostre mani sono uniti da uno straccio duro, ma solitamente venivano fatti anticamente col cuoio, perché praticamente dovevano, questo cuoio essendo molto forte ed anche elastico permetteva al bastone, quello che batte, di girare sul bastone che invece resta fermo in mano e andare a battere sui fagioli. Nel frattempo, mentre si eseguiva questo lavoro praticamente di battitura, era proprio tradizione accompagnarlo con dei canti. Noi siamo riusciti a recuperarne uno, chi ne avesse altri noi siamo a disposizione per custodirli, per portarli anche quando andiamo fuori da Cellole. Perché questa azione si accompagnava con il canto? Perché il canto aiutava a mantenere il tempo di battitura, perché nel momento in cui battendo si va fuori tempo si rischia uno di spezzare l'uviglio che si sta in mano, ma non solo, si rischia di far male alla persona che tieni di fronte, perché se la persona si trova abbassata mentre l'altro batte è pericoloso il fatto. E ancor peggio, può essere pericoloso per la persona stessa che batte, perché gli batte in testa. Quindi non è una cosa semplice. Allora, ecco perché questa azione veniva
appunto accompagnato da un canto lento e cadenzato che aiuta proprio a battere. Poi vediamo questi altri personaggi, questi altri attori con le forcate in mano, le forcine, che servono appunto ad alzare e scuotere le piante di fagiolo e riungoli che praticamente contengono il seme del fagiolo perché lo rilascino sul fondo del telo. Dopodiché, fatto questo, viene tolta la paglia dei fagioli, quindi le piante e gli ungheri, e vengono messi da parte. Il fagiolo viene ventolato con una pala apposta, che eccola. Poi la vedrete. Eccola qua. Questa è proprio una pala che abbiamo recuperato, che dovrebbe avere oltre 100 anni, questa pala che vedete, ed è proprio la pala per i fagioli. Dopo averli ventolati con la pala, praticamente vengono messi nei cascaturi, dove viene tolta anche la parte più piccola dello sporco che si deve togliere, e poi il fagiolo viene riposto nel sacco. Bene, siete pronti? Siete caldi? Possiamo cominciare.